la bella Italia, l'antica Roma. Siamo nel paese dell'antichità e dei monumenti storici. Credo che tu volessi dire monumenti storici, zio Gadget. Già proprio così, Penny. Eccoci ora di fronte al famosissimo teatro dell'opera La Scala. Oh, bravo. Potrebbe avere un futuro come cantante. Dispiace se andiamo a vedere quella fontana laggiù, zio. Che strano. Nella mia guida non è menzionata questa statua. E invece parlano di quel grande palazzo. È la casa dell'eccentrico re della pizza, pensa. Ha una catena di pizzerie in tutto il mondo. Che dunque qui dice che possiede la più grande pizza capricciosa. Tutta d'oro, peperoni di rubino, mozzarella di diamanti, acciughe di giada e olive di perle nere. Zio, è il tuo gadget telefono. Sei pronto? E lei, commissario? E dove si trova? Eccomi, capo! Faccia presto, gadget! Prenda solo i suoi ordini. Boss Artiglio ha una nuova arma che può fondere i metalli. Scoprirla e distruggerla prima che il Med colpisca. Cantante d'opera ha sospettato di far parte del Med. Questo messaggio si autodistruggerà. Niente paura, capo. Sono in servizio permanente io. Carlata, non stai cantando al tuo meglio oggi. Mi dispiace tanto, davvero, Peperlino. La tua voce sembra venire dallo stomaco. Mamma mia, voglio che la tua voce sia alta, pura, chiara. Ora diamo inizio al test. Pronti, Boss Artiglio? Come ho già detto, signore, la pianta che è in questa scatola è molto speciale. Basta esporla alla luce e lei si mette a cantare. E il suo canto riesce a fondere i metalli più duri. Così, così, è perfetta! Le grida hanno coperto il canto della pianta? Sì, l'esperimento è perfettamente riuscito. E noi fonderemo la cassaforte del re della pizza durante lo spettacolo. Scusi, capo, c'è un estraneo che sta curiosando qui intorno. Devo svolgere indagini all'interno del teatro, ma per oggi è tutto esaurito. Date a Gadget un biglietto omaggio per il posto migliore. Ma certo, Boss Artiglio, un biglietto dinamite in arrivo. Ispettore Gadget, biglietto gratis per turisti. Non so, ma... Tu va pure, zio. Bravo, io visiteremo la città. Bene, d'accordo, Penny, e divertitevi. C'è qualcosa che non mi convince. Tu segui lo zio Gadget. Oh, la miseria, mi è volato via il biglietto. Oh, Pop Gadget braccio. Presto al Gadget furgone. Hai visto, mi è volato via il biglietto. Vai, assicurati che lo recuperi. E assicurati che esploda. Per la miseria. Presto, mancano 10 secondi all'inizio dello spettacolo. Ho Pop Gadget Mobile. Gadget sta tornando indietro. Farò esplodere il suo biglietto tra 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E allora? Non si preoccupi, Boss Artiglio. Non appena si sarà seduto, sarà la fine per lui. Lasci che le indichi il suo posto, signore. No, grazie. Farò prima da sola.
Dunque, vediamo. Ah, sì, ecco, deve essere qui. Ops. Può aiutarmi a trovare un posticino migliore? Ma certo, signore. Prego, mi segua. Eccoci qua, ispettore Gadget. Si accomodi, il suo è quello nel mezzo. Grazie infinite, buono. Oh, molto gentile, signore. Siediti pure, addio per sempre, Gadget. Sì. Ah, e ora godiamoci l'opera. Bravo, rispondi. Ho trovato un tunnel che parte all'interno del teatro. Sarò subito lì, ma tu stai attento allo zio. Oh, ho preso il posto sbagliato. Signore, mi scusi, questo è il suo posto. Silenzio, buon uomo. Vede, sto cercando di capire la trama. Oh no, ho perso il mio programma. Ah, bene, eccolo qua. Dunque, vediamo. La contessa ama il clown, ma non può... Oh! Oh! Addio, caro ispettore Gadget. A volte le opere riescono a coinvolgere veramente il pubblico. Per la miseria, devo essere finito nel reparto fumatori. Oh, Pop Gadget maschera! Ma chiusa, eh? Ora ci penso io. Uno dei miei artisti preferiti è Michelangelo. Iniziata la fase 1. Ecco, è tutto pronto. È giunto il momento di far cantare la pianta. Ah, sei qui, Luciano? Mamma mia! Ma dov'eri finito? Ah, sono sempre stato qui. Il teatro è pieno come un uovo. E tu, Carlotta, mi raccomando, attenta alla voce. Non avere paura, Peporlino, l'aiuterò io. Deve per forza arrivare da quella parte. Aiutami a puntare questo. Così si rallenterà il processo. Ma devo al più presto scoprire qual è la voce che lo attiva. Ah, bene, un ascensore. Ora potrò tornare al mio posto. Faccia un bel sorriso, ispettore Gadget. Oh.
Oh! Seria, rapido questo ascenso. Pop, pop, gadget, umbrano. L'occasione richiede una grande entrée. Sa che lei ha davvero una voce magnifica. Che cosa sta succedendo? Oh no! Le onde sonore provenienti da questo piatto fondono la cassaforte del re della pizza. Devo trovare il modo di fermare il raggio. Oh, oh. Ora devo aver fatto scattare l'allarme. Come si farà a spegnerlo? Oh! Qualcuno ha messo le mani sulla nostra macchina. Che cosa state facendo? È scattato l'allarme. Qualcuno deve aver manomesso il piatto. È per questo che c'è l'allarme, idioti. Voi due pensate a prendere Gadget? Sì, subito, capo. È sul palco. Muovetevi. Bravo, bravo. Vada allo zio Gadget. C'è una macchina del Met qui sotto. Devo scoprire cosa l'alimenta. Lo terrò al centro del palco. Assicuratevi di essergli esattamente sopra. Oh, eccolo finalmente! Adesso lasci che le mostri un mio trucchetto. Hop hop gadget patini! Ora! A me piace dare spettacolo! Hop 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 gadget gambe! La mia opera sta rovinando la mia opera. Ehi tu, piccoletto. L'ispettore fuori dal palco prima che scopra la mia pianta canterina. Andate! Agli ordini, capo! Addio per sempre, signor Gadget! Per la
miseria. Ma non avevo chiesto un piano. No, razza di rapolliti. Andate subito nella stanza di comando e proteggete la mia pianta. Io! Incapaci. Non abbiamo più molto tempo ormai. Devo avere la pizza d'oro. Adesso Luciano deve finire Gadget. Le onde sonore provengono da dietro questa porta. Ma è una pianta che canta. Esatto. Però non potrai andare a dirlo a nessuno. Così starei buona per un bel pezzo. Devo fermare quella pianta prima che Boss Artiglio prenda la pizza d'oro. Pronto, bravo. Sono intrappolata qui sotto, aiuto. Addio, mio caro Gadget. La pizza d'oro apparterrà al me. Sono qui, bravo! È chiusa e non ho tempo per aprirla. Sta bene indietro, bravo. Ora cercherò di spegnere l'amplificatore. Lasciate stare il piatto, prendete la pizza! Non so proprio come abbia fatto Gadget, ma ce l'ha fatta. Sarà bene che vada in teatro a congratularmi. Cosa? Non posso crederci, la mia opera è piaciuta! Bravo! Bravissimo! Vi ringrazio! Voi avete reso memorabile il mio primo viaggio in Italia! E così, Gadget, hai segnato un altro punto. Ma giuro che un giorno chiuderò il tuo conto per sempre. Lei è stato grande, caro Gadget. Salve, capo! Sono contento che abbia visto lo spettacolo, ma eccola lì, la vera grande star! Oh, povera piantina mia! Però è stato lei che ha salvato la famosa pizza d'oro. Ehi, Penny, bravo, avete sentito? Il commissario qui mi ci porta a mangiare la pizza. Grazie, capo, ho sentito che qui di fianco la fanno buonissima, da Romoletto al re della pizza. Sei stato meraviglioso, zio Gadget. È tutto merito degli anni di pratica di canto sotto la doccia. La nonna è muovibile. Oh, guarda un po' laggiù, zio. Quell'uomo sta facendo le nostre pizze. Per la miseria. A vederlo sembra facile. Credo che a casa ci proverò. E a questo proposito, che cosa dobbiamo ricordarci di fare prima di toccare il cibo? Lavarci molto bene le mani. Brava, giusto!
C'è meglio che resti nel campo della lirica. La donna è mobile. La donna è mobile.